abbiamo detto, però siete scesi in pista con coraggio, senza mollare un centimetro. No, sapevamo, eravamo con le spalle al muro, non abbiamo niente da perdere. Anche stasera abbiamo dimostrato che se giochiamo tutti assieme possiamo farcela. E adesso andiamo a Zurigo e vogliamo portarla a casa. Loro sembrano essere bloccati oggi, hanno pattinato meno, non gliel'avete permesso, l'avete colpito in ogni azione. Sì, secondo me oggi abbiamo giocato in tutte e tre le zone molto bene, sia in zona offensiva abbiamo fatto girare molto il disco, in zona difensiva siamo usciti molto bene, abbiamo fatto delle buonissime uscite di zona e non gli abbiamo dato spazio. Così, se giochiamo così, sicuramente possiamo fare bene. Chiamiamola questa la partita che era della disperazione. La prossima com'è? Come si affronta? Ma è la stessa, ormai la mentalità deve essere di entrare e vincere, non subito la partita al primo cambio, ma cambio dopo cambio. E sì, è un po' una situazione, come hai detto tu, di disperazione, però sappiamo cosa valiamo e sappiamo cosa possiamo dare. Tre partite alla Ressega, un gol soltanto per lo Zurigo. Insomma, volevo portarle qui anche a gara 7 venerdì. Sì, chiaro, adesso non dobbiamo focalizzarci troppo in là, dobbiamo prendere la prossima partita e riportarla a casa, questo è l'obiettivo. Con le tante assenze che ha il Lugano, avere un giorno in più di pausa, visto che le partite di solito erano in 2 giorni, adesso sono addirittura 4 giorni, può essere un fattore positivo per noi. Sì, sicuramente, si sa, adesso è anche molto caldo. Un po' di riposo fa sicuramente bene, ma dobbiamo restare focalizzati semplicemente su quello che dobbiamo fare. Grazie. Subito con una penalità sarà una delle chiavi anche a Zurigo, restare così disciplinati. Sì, chiaro, dobbiamo essere molto disciplinati, lo sappiamo che in questa finale fischiano tanto, se non tutto, e quindi dobbiamo semplicemente fare il nostro gioco e giocare da fischio a fischio. È una squadra proprio fatta per le rimonte, Lugano. Sì, abbiamo dimostrato che anche quando siamo sotto non andiamo in crisi, non abbiamo panico, cerchiamo solamente appunto di restare tutti uniti e andare avanti. Avete bisogno un po' di iniziare alla grande questa partita, comunque sotto 1-3, avete bisogno di uno spunto iniziale, avete fatto un gol dopo 30 secondi, quanto vi ha aiutato a trovarvi subito su 1-0? Ma sicuramente dà tanta fiducia, noi lo sappiamo, non dobbiamo prendere la partita, come ho detto prima, vincere la partita in un cambio, però ha fatto sicuramente bene, siamo partiti forte, l'abbiamo dimostrato e abbiamo giocato tutta la partita molto forte. Nella partita c'era magari un po' il timore che stava finendo la benzina, oggi invece addirittura il vostro miglior periodo è stato il terzo, quindi anche da quel punto di vista ci siete, le gambe girano ancora. Sì, no, fisicamente ci siamo, sicuramente c'è un po' di stanchezza, ma quando sei sul ghiaccio non la senti. Abbiamo lavorato tutto l'anno per arrivare fino qua e adesso siamo molto carichi. Quanto vi è di aiuto questo pubblico che vi ha, nonostante sotto 3-1 la serie, già dall'inizio della partita non vi ha fatto mancare il vostro sostegno? Sì, il pubblico è stato grandioso, ma E non hanno ancora finito, guarda, li senti adesso. esatto, no, è grandioso, è il nostro sesto uomo, ci dà quella spinta in più, magari quando c'è un po' di stanchezza, quella spinta in più che ti fa andare avanti, non ti fa mollare, ma da tutta la stagione che sono così e sono veramente molto forti. Grazie mille.